E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, come potete vedere, per andare a provare il nuovo pezzo esotico del titano, i bastioni di Chitan. Sì, anche che dir si voglia, io dico Chitan. Allora, questo pezzo d'armatura è un perk molto interessante. Infatti, come vediamo, barricata d'assalto. Il suo perk esotico ci permette a noi e ai nostri alleati di sparare attraverso la tua barricata eccelsa, che ha durata e salute ridotta. La barricata eccelsa è quella alta, dura 10 secondi ed è veramente molto utile perché la gente non si aspetta che tu gli spari attraverso una barricata. Per cui io l'ho usato nella prima run del faro che ho fatto questo fine settimana ed è stata veramente molto molto utile. Oh, siamo su Corte della Vedova. Quale mappa migliore, scusate, per iniziare un video? Proviamo subito a prendere. Tipo, lui è furbo, no? E lui pure. Come vedete, ti dà un vantaggio. Là. Ti dà un vantaggio indescrivibile. Avere un la grenade, la possibilità di sparare attraverso una barriera, cioè è veramente qualcosa di rotto. Infatti, cioè, dal punto di vista tattico, diciamo, è veramente una cosa forte. L'ho utilizzata nella prima run del primo faro che ho fatto questa settimana, questo fine settimana che è passato, perché è veramente fenomenale poter utilizzare. Porca miseria, mi sparano. Poter utilizzare un riparo che solamente tu hai. Soprattutto anche perché qualche persona magari non riesce subito a riconoscere alla prima occhiata la differenza tra la barriera normale e quella, quello che fa, vola, l'ho missato, e quella, diciamo, finta, anche se. Guardate quanto è forte il suo scavolo. Proviamo a prenderci lui in questo modo. Poi basta fare così, piccare un attimo la destra e niente, l'ho sprecata. Ve lo dico anche del nerf che hanno fatto sovraccarico di inerzia. Perché è un nerf, nel senso gli hanno aggiunto la possibilità di essere attivato anche dopo le kill corpo a corpo. Fra, io voglio un dono di Uriel con caricatore assassino, se esiste. Ce l'avevo. Ti giuro, il mio sogno. Il mio sogno erotico. Come vi dicevo, gli hanno dato la possibilità di essere attivato anche tramite le kill corpo a corpo. Però c'è questo delay di arbalesta. C'ha questo delay di mezzo secondo che non, secondo me gli leva un pochino. Perché io almeno sovraccarico d'inerzia lo usavo, sì, va bene per il buff ai danni e tutto quel che vuoi, ma per il fatto della ricarica istantanea mentre si slida. Perché è quello che secondo me rendeva questo perk veramente appetibile, ecco. E in mancanza di quello, secondo me è un pochino meno. Un pochino meno. Poi bisogna anche vedere l'utilizzo che uno. Dov'è? Dietro? Come ci è arrivato? Utilizzo che uno ha intenzione di fare di appunto questo perk. Vediamo se riusciamo a fare il martello, così siamo anche utili un po' alla squadra. E ora tocca darsi però. Andiamo a aiutare il nostro fra, che è morto. Il Sura si è veramente rotto, raga. Non so se avete visto i calcoli, se non ve lo dico io, TTK ottimale, quindi con la cadenza massima, facendo solo HS, è di 0,4 secondi. Ed è veramente tra i più elevati che questo gioco abbia mai. Quella era headshot. Abbia mai visto. Grazie, fra. Attento! Guardate, anche a. Ci sono i postumi. Anche a cadenza normale è veramente qualcosa di strabiliante. Infatti, setup consigliato nelle prove, o su Ross pompa, classico Mindbender, oppure su Ross amato, però comunque non lasciatevi prendere la mano dai troppi cecchini, secondo me in un 3v3 un pompa serve sempre. Poi dipende anche dalla mappa, per esempio Combustione qui sto fine settimana ci stava per giocare con i cecchini, aiuto, mi ha fatto un pelo quello. Se dovesse uscire qualcos'altro, non lo so. Io faccio la barriera che vi dico dura 10 secondi, quindi non è un granché. Ed è veramente sgravo. Nulla da dire. Quello si stava facendo il riposino pomeridiano.
Vedete questo mezzo secondo di delay è veramente fastidioso perché non permette la carica istantanea del colpo e perde molto l'abilità come la mia mira qui. Proviamola. In questo caso, ragazzi, l'unica cosa che mi ha salvato parzialmente, perché la granata quella passa attraverso la barriera, è stata la barriera. Messa così, lui non poteva spararmi, io invece lo sparavo. È veramente una cosa fantastica, insomma. Tra gente che gioca a cucciate e cose varie, vediamo di farci sto down che ci challenge. Vedete, è fantastica sta cosa. Certe volte ti salva veramente da situazioni in cui l'unica soluzione sarebbe la morte. Tipo quella che non avevo la barriera ed ero tipo in mezzo a 12 nemici, però va bene uguale. Parlando invece un pochino dell'esperienza del faro di questo fine settimana, ci sta, siamo abbastanza contenti, abbiamo fatto due fari, i feedback che abbiamo ricevuto anche dalla community, girando un pochino così per vedere le idee delle persone, sono abbastanza buoni. Non mi sembra ci siano grandi criticità nell'organizzazione delle prove. Ci sono cose che andrebbero un pochino cambiate. Sto duraluce, vabbè, è un'arma meta. Io non mi sono mai lamentato delle armi meta, in quanto sappiamo che ci sono sempre, sempre ci saranno e non saranno mai cancellate dall'esistenza, perché un gioco perfettamente bilanciato non può esistere. Vedete, se io avessi mira e fossi su PC, quello sarebbe morto. Come vi stavo dicendo, non so se lo sapete, questo fine settimana il drop sono stati, per quanto riguarda il drop dell'armatura al faro, le braccia, e invece 3, 5, 7 vittorie rispettivamente, ricognizione, fusione e lanciarazzi. Lanciarazzi che ho qua equipaggiato, ve lo faccio vedere un attimino, la skin, cioè le skin delle armi sono veramente, spingono veramente un sacco. Stavamo riflettendo che effettivamente l'automatico delle prove potrebbe essere un grosso problema se, visto l'andamento del meta e di questo che usa il cavolo di Jotun, l'automatico fosse like the dottrina anno 1 di Destiny 1. Aiuto, doppia col... Era un collateral. Non lo so solo che non ho fatto danno col corpo a corpo. Ehi, Giovanni, no? Passo. Non mi interessa essere... Certo, è divertente spammare colpi come se non ci fosse un domani. Nel senso, se per esempio mi pushassi una super, io avessi 4 colpi in canna carichi, forse si riuscirebbe a uccidere. Intanto facciamo le considerazioni finali. A me piace, è un pezzo divertente e in 3v3 dà il suo meglio, secondo me. Quindi nelle prove potete usarlo anche perché, visto l'alto utilizzo di sniper che si fa nelle prove di Osiride, può essere veramente un'arma cioè un'armatura esotica che dice il fatto suo. Quindi ragazzi, questo è il video, mi raccomando fatemi sapere se l'avete già droppata e cosa ne pensate, e cosa ne pensate della situazione che l'armatura esotica dello stregone, del cacciatore, scusate, sia invece bloccata. Per il resto, ve lo ripeto ancora una volta, usatelo nelle prove perché ne vale davvero la pena, si riescono a fare molte kill di sniper, come avete visto anche nella prima partita, per cui approfittiamone. Detto questo ragazzi, mi raccomando mettete like, commentate, iscrivetevi, passate ai social che come ogni volta sono in descrizione, e noi ci vediamo con un prossimo video, ciao! Mi ha fatto un farcitore. Siamo Doppia, ci l'ho vista in live. la tua salvezza.